Queste gare sono i campionati regionali del Lazio, dagli 11 ai 14 anni, di spada domani e oggi di sciabola, portano qui le migliori forze, i ragazzi più forti in assoluto d'Italia. Tant'è vero che la classifica del campionato italiano lo scorso anno, svolta a Rimini nel mese di maggio, si è classificato primo il club Scherma Roma, secondo la SS Lazio Scherma Riccia, terzo il Frascati. Questa è un'occasione di verifica dello stato di preparazione dei nostri ragazzi. E nel Lazio sappiamo che c'è un gruppo di eccellenza per quello che riguarda la sciabola in particolare, e quindi chi va bene in questa gara evidentemente ha delle prospettive molto positive dal punto di vista agonistico. Ne mancano tre, dai! Piano, 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 senza fretta! Organizziamo sempre, tutti gli anni, la prima prova cadetti. Quest'anno l'abbiamo organizzata di spada, l'altro anno di tutte e tre le armi. E siccome i numeri diventano sempre più alti, automaticamente la spada, che è quella più ricca di partecipanti, è stato deciso di farla gareggiare da sola. Per noi del Lazio è un onore essere i primi tre in Italia a livelli giovanili, ma soprattutto ecco, ci sentiamo onorati da questi bambini che vengono qui ad Ariccia e sono tra i migliori in Italia in senso assoluto. Tu devi partire con due passi, se la vedi che viene fai la parata di misura, ti è sempre riuscita, dopodiché vai alla zona. Vinceva 5-1, l'hai recuperata, lascia stare l'ultima che ti ha detto male. È un po' una nostra politica cercare di far crescere i nostri atleti non solo come atleti ma anche come istruttori quando lo vogliono fare e come arbitri. Infatti noi abbiamo tanti nostri ragazzi della nostra società che ecco, oggi stanno arbitrando a livello regionale, qualcuno di loro già arbitra a livello nazionale e piano piano insomma ecco, ci sarà questo incremento continuo di questa formazione. Pronte? A voi! Alza, l'attacco da sinistra a destra tocca, 7-0 per la sinistra. Sono una serie di gare per ragazzi di 11 anni, 12 anni, 13 anni e 14 anni e si chiama Gran Premio Giovanissimi. Questo Gran Premio Giovanissimi ha permesso all'Italia, fin dagli anni 80, di riconquistare i vertici del Mondiali della Scherma. Tant'è vero che oggi l'Italia è ormai da circa 20 anni è un po' come il Brasile del calcio, se non addirittura di più.